Buon pomeriggio, benvenuti. Eccoci qua insieme nella nostra riunione di redazione che prende quota in questo momento. Saluto già chi è con me, ossia Matteo Caroni, Ciao Mauri, presente ciao a tutti. Sì, live non a caso perché stasera c'è Salernitana-Juve e la seguiremo assieme su Top Calcio 24. C'è, tanto per gradire, l'ospite milanista Michael Cuomo. fai Buon finta. pomeriggio. Ciao, Poi c'è Nicolò Schira che saluto. ciao a te, Qua ciao a con me c'è tutti. anche il Il tuo signor balletto, Pino il tuo Vaccaro che balletto. fa il Il valletto. balletto, ciao a tutti. Saluto il direttore nella sua postazione privilegiata. Buon pomeriggio. Ciao Maurizio, ciao, è sempre un piacere vederti. Vedrà appena porto Io qua ti la tengo bambolina comunque voodoo. sempre sulla mia scrivania, come vedi, non mi dimentico di te. Lei, grazie. Maurizio No. Dall'Umarelle è presente anche oggi. Sono molto contento, ormai ribattezzato in questa maniera. Saluto Daniele Mari. Ciao Daniele, buona giornata. Ciao Maurizio, buon pomeriggio a tutti. E salutiamo anche Vincenzo Cesaro, che è un simpatico signore che praticamente fa parte del collegio di garanzia del CONI, Di un che collegio, del è del collegio. Sì, non è che è il collegio quello di Rai 2, è del collegio del CONI, che è un'altra cosa, e praticamente avrà il diritto di giudicare, perché sennò qua qualcuno capisce subito male, avrà il dovere di dire la sua, insomma, sul ricorso della Juventus. E qui il direttore si è attapirato, ma perché? Adesso posso il direttore Più leggere? che direttore, mezza Italia Ma no, bianconera. ma il direttore si è attapirato anche lui. No, Però io non. davanti a certe Mezza Italia bianconera ingiustizie. non mi appartiene, io non sono tifoso della Juve, però mi piace essere giusto, ecco, faccio così. Bravo. Allora, Come lo è con te, Maurizio? No, esatto. Allora, Molto intanto, giusto lì. beh, perché ce l'hai con me? No, Se ce l'hai però con me, puoi anche andare fuori. molto giusto però. No, nel senso perché lui, il signore, ha detto: le Il vicende della signore. Superlega del calcio rappresenta un'altra pagina Signore. squallida della storia degli anelli nel nostro paese. Cioè, quindi fa un po' Non l'ha anche. detto adesso, è un post. È un post, È un bravo. post del Del 20 aprile 21, 2021. del 20 aprile post-Lega, 2021. diciamo, Esatto, post-Superlega. Superlega. Allora, il signor Vincenzo Cesaro va praticamente a far capire che la Juve, insomma. Diciamo che fa capire una sua personalissima opinione, che va a unirsi a quella di Sandulli a proposito di collegio di garanzia dello sport. Ci sono tante, tante possibilità, avrete Sì, quindi, devo di ribaltare la dire che sentenza. sì. Abbiamo gente super partes che non ha pregiudizi nei nostri confronti, tra No, l'altro. in Ecco, effetti. e quindi insomma, adesso noi la buttiamo un po' sul ridere e No, non scherziamo, c'è da ridere però qua. fanno un po' anche queste due vicende, scopra con quella di ieri sera, uscita, lì riguarda però il lato penale, ovvero il PM dell'inchiesta Prisma Santoriello, dove ha detto pubblicamente: sì, va bene, ridendo e scherzando, però odio la Juve, sono anti-juventino. E allora, insomma, io non sono uno di No, quelli. scusate, però permettimi, scusa, interrompo perché il signore, lui lo dice un po' ironicamente, il professor avvocato Vincenzo Maria Cesaro, che è nato a Napoli il 27 agosto del 68, è professore ordinario di diritto privato nella facoltà di economia dell'Università degli Studi di Napoli, Partenope, autore di contributi monografici, la clausola di rinegoziazione nell'equilibrio contrattuale, vabbè, percorso professionale. Ha fatto l'avvocato, consulenza legale, assistenza legale di vari generi, ha svolto la funzione di commissario giudiziale dei concordati preventivi proposti da Distillerie Inga, ha assistito in giudizio le seguenti procedure di amministrazione straordinaria all'Italia, Eldo, Gruppo Eldo. Tra le altre ha assistito in giudizio le seguenti procedure fallimentari, cioè, diciamo, specializzato in procedure fallimentari ed è stato chiamato nell'amministrazione straordinaria di Alitalia. No, solo per dire, insomma, che è uno che insegna anche, no? Quindi Sì. dovrebbe avere un pochino più di All'università. Insegna la cultura equilibrio nello sportiva, se non sbaglio. sparare Sì. certe dichiarazioni come quelle che leggiamo. In più, dopo aver fatto, diciamo, l'anti-Agnelli e aver detto che la famiglia Agnelli ha distrutto l'Italia, che è un'opinione, come dire, personale quanto legittima, ognuno può avere le opinioni che ritiene opportuno, aver detto, chiude, perché è un po' lunga, no? No, ma posso Ma leggere, direttore, le ultime 5 righe?
Ecco, leggi le ultime 5 righe. Che mi sembrano quelle più fondamentali. Allora, nelle scuole i docenti dovrebbero dedicare tempo per raccontare la storia degli agnelli, per far comprendere ai ragazzi che il futuro devono costruirlo con senso del dovere e facendosi il mazzo tanto, non come questi bambini viziati. Insomma. No, ma poi, ripeto, li definisce bambini viziati. Primo. Dice un'altra pagina squallida della storia degli agnelli nel nostro paese. Io mi permetto di dire che la Superlega io l'ho avversata, anche se la considero comunque prima o poi un punto d'approdo, ma che Vincenzo Cesaro dica che la Superlega è la pagina squallida degli agnelli, quando dentro c'erano anche il Milan, l'Inter, ci sarebbe aggregato volentieri anche il Napoli, secondo me. È una cosa veramente al di fuori della logica. E lui dice gli agnelli che sono stati assistiti dagli ammortizzatori dello Stato con finanziamenti che tutti noi cittadini abbiamo pagato. C'è una violenza verbale inaudita per un professore universitario che poi viene cooptato dal Collegio di Garanzia del CONI. Cioè che diventa un magistrato del Collegio di Garanzia che dovrà giudicare una società sportiva che è degli agnelli. Cioè, vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Cioè, ma come fai poi a credere all'obiettività, alla terzietà di certi giudizi quando vedi il PM che fa le indagini, che dice io odio la Juve, eccetera, e quando vedi uno del Collegio di Garanzia del CONI che scrive queste bestialità, perché sono delle bestialità, no? Cioè dire che gli agnelli sono la sciagura dell'Italia, si può discutere, ma con questa violenza verbale è una bestialità. Ecco, noi ci siamo ridotti a questo. Allora, intanto chiedo purtroppo anche... Maurizio, queste qua delle persone che fanno parte del collegio sono gravissime, perché sono le persone che poi dovranno giudicare. E il ricorso che presenta la Juve, no? Dei 15 punti di penalizzazione. Cioè, oggettivamente qua, io fossi tifoso della Juve, sarei molto arrabbiato, molto preoccupato. Beh, però mi sembra ovviamente un periodo... preoccupatissimo. Un periodo, mi permetto di dire, da rutto libero, però, in questo periodo. Il problema è che purtroppo non sono persone che possono fare rutto libero. Cioè, non è più tutto 82 su Facebook che scrive una cosa a caso. Esatto, questo è... No, infatti c'è già uno che fa un post del genere. Poi 2 anni fa magari non sapeva che oggi sarebbe ovviamente andato a giudicare la Juve. Ma già uno che, nella carica che ha, si mette a fare un post su Facebook del genere... Come veramente. No, ma poi secondo me, Teo, ma sono due posizioni, per esempio, molto diverse. Il PM di ieri questi sono posizioni completamente diverse. Perché il PM comunque non è chiamato a giudicare, è vero, ha innescato l'inchiesta. Possiamo ragionare su tante cose, possiamo fare mille ragionamenti. In questo caso, qua parliamo di persone che però giudicheranno. Questo è molto più grave. Cioè, non ci sarà nessun altro che poi passerà quei carteggi da una parte all'altra. Il PM ha passato le carte, poi il 27 vediamo in udienza preliminare cosa decideranno altri giudici. Ma in questo caso sono persone che dovranno giudicare, quindi questa è una questione molto pericolosa. Insomma, chiedo anche a Daniele, vado a chiedere a Daniele il suo pensiero da ovviamente chi vive il calcio da nerazzurro, in questo caso però con questi continui tiri al bersaglio nei confronti della Juve. Prego Daniele. Ma le frasi di Santoriello sono sicuramente uno scivolone grosso, anche se comunque mi pare che ci sia una voglia paurosa di tirare fuori il processo alla Juventus dall'aula di tribunale e farlo diventare un processo social, perché il video diffuso ieri di Santoriello, 38 secondi mi pare che durasse il video, di un convegno durato 4 ore e 31 minuti in cui Santoriello spiega per quale motivo ha deciso di archiviare l'inchiesta sulla Juventus. Ecco, un video tagliato ad arte che finisce sulle prime pagine dei giornali. Tra l'altro mi fa ridere che si parli giustamente dell'aspetto super partes dei PM, del membro del collegio di garanzie, eccetera, eccetera, da parte di giornalisti che si professano super partes e super partes non sono. Quindi molto meglio chi non si professa super partes e cerca di fare un discorso deontologicamente corretto rispetto a chi si professa super partes e poi fa il tifoso sotto mentite spoglie. Quindi a parte questo... È chiaro che il PM fa il PM, tra l'altro vorrei ricordare che la richiesta della procura era inferiore a quello che è stato l'esito della Corte di Giustizia Federale del CONI, quindi adesso vedremo se usciranno altre cose sui membri della Corte di Giustizia Federale. È chiaro che c'è un desiderio di
tirare fuori il processo dalle aule di tribunale e farlo approdare sul tribunale dei social. Quindi vedremo se questo avrà un esito. Tra l'altro, ripeto, a me non interessa nulla delle penalizzazioni della Juventus. Per me, se la Juventus venisse assolta perché riconosciuta innocente rispetto ai capi di imputazione, a me andrebbe benissimo. Però si parla molto appunto di chi deve giudicare e molto poco di quello che ha fatto l'imputato. Cioè, la Juventus è innocente rispetto ai capi di imputazione, oppure il fatto che il PM fosse tifoso del Napoli assolve la Juventus rispetto ai capi di imputazione? Però il problema qui, Daniele, è che il capo di imputazione nemmeno esiste. E se lo sono inventati? No, il capo di imputazione esiste. Matteo, il capo di imputazione esiste. Non esiste la norma sulle plusvalenze. Parliamo però. Esistono le intercettazioni in cui i dirigenti si autoaccusano, secondo la Corte di Giustizia federale. Cioè, l'accusa e anche il giudice. Però, onestamente, anche qui è un'idea che si è fatto il giudice. Non è il sistema. Questo vale sempre, però. Il giudice che decide. No, in teoria dovrebbero esserci delle prove in base alle quali il giudice decide. Non ci deve essere una supposizione. Cioè, secondo me è un sistema. E ma loro pensano di averle. La Corte di Giustizia federale parla di mole impressionante di prove. Sì, certo, però gli avessero detto. Cioè, non è secondo me. Una impressionante l'avessero citata. Se però permettimi, Daniele, l'hanno citata molto serenamente, citata, perché sono felicemente super parte, nel senso che non sono tifoso della Juve, non me ne può fregare di meno, nel senso cerco la giustizia e ho la fortuna di poter affermare che direi le stesse cose se coinvolgessero l'Inter o il Milan o il Napoli. Al di là del reato, la prima cosa che deve essere garantita a un cittadino o a una società è il giusto processo. Cioè, tu inverti, cioè tu dici, indipendentemente dal fatto che chi è indagato possa essere discutibile per certe sue affermazioni, a me interessa se il reato c'è o non c'è, che è legittimo. Però ti dico, a me interessa ancor prima se chi indaga è una persona obiettiva, perché poi le prove puoi anche costruirle o comunque puoi andarle a cercare. La Juventus ha vissuto sulla sua pelle dei PM che hanno fatto un'indagine dicendo a noi interessa solo quello che fa la Juve, degli altri non ci frega nulla, omettendo delle intercettazioni che erano sicuramente imbarazzanti per l'Inter e che hanno permesso all'Inter di prendere uno scudetto e di non essere poi indagata perché erano scaduti i termini, perché questi PM hanno deciso loro che queste intercettazioni non avevano una valenza, e invece poi il procuratore federale aveva detto no, per me hanno una grande valenza, ma ormai sono scaduti i termini. Allora dico, noi dobbiamo porci due ordini di problemi, che il primo è, la Juventus ha fatto qualcosa per cui è stata giustamente indagata? A mio avviso, quando tu sei una società per azioni e fai delle operazioni di questo genere, che sono operazioni, diciamo, molto strane, dubbie, ci sta che ti indaghino. E quindi l'indagine, secondo me, ha un suo perché, e laddove la Juve venga riconosciuta colpevole, secondo me ci sono molti indizi, è giusto che la Juve venga punita. Dopodiché però ti dico anche, chi sta facendo l'indagine è una persona terza obiettiva o una persona che ha dichiarato io odio quella società? Perché se chi fa queste indagini ha fatto questo tipo di asserzioni, non doveva essere lui a fare questo tipo di indagini. L'ordinamento giuridico internazionale... Le ha fatte dice nello stesso convegno, che basta che il processo non sia giusto per invalidarlo. Allora io non dico di invalidare il processo, dico però che noi non possiamo permetterci che a indagare sulla Juventus o sull'Inter o sul Milan o sul Napoli sia un magistrato che un anno e mezzo prima ha detto io odio l'Inter, il Milan, la Juventus o il Napoli. C'è un grave vizio da questo punto di vista, quindi non dico di annullare il processo, dico però che capisco che i juventini non siano per nulla contenti e che quando leggono che un membro del collegio di garanzia del CONI scrive quelle cose siano giustamente più che allarmati, sdegnati. No, su quello sì. Insomma, sì, ma per quanto riguarda Santoriello, lui dice quelle frasi sicuramente molto infelici, per usare un eufemismo, molto infelici, in un convegno di 4 ore e mezza in cui lui spiega per quale motivo ha archiviato le indagini sulla Juve.
Cioè, non si può omettere questa parte. E ci mancherebbe, se non c'erano le prove, vuoi che li condanni e proceda, non se non può farlo. Però, non è che però è il problema, il problema io indago su di te e alla fine non trovo niente per cui ti posso rinviare a giudizio. Non è che sono stato gentile con te. Non sono riuscito a rinviarti a giudizio. Cioè, non è che questo fa di Santoriello una persona speciale e meritoria. Ma infatti, no, dice, porca miseria, avrei tanto voluto rovinarli, ma non ci sono riuscito. Anche detto bravo, troppo, troppo, Sì, ma, voglio dire, Santoriello nel suo ruolo di PM, è un PM che è credibile o non è credibile? Questo è il discorso. Con queste dichiarazioni non lo è. Se io indago su Daniele Mari e un anno e mezzo prima delle indagini dico che io tutti quelli che si chiamano Daniele li odio e sono io che faccio delle indagini su di te, o su Fabio Ravezzani, ecco, e dico che io detesto tutti quelli che si chiamano Fabio Ravezzani e in particolar modo sono uno che è contrario a qualsiasi tipo di giornalismo sportivo televisivo e poi va a fare un'indagine su di me, io ti dico non mi piace, ma ti dico di più, dovrebbe essere lui che dice subito, signori, io in pubblico ho detto che detesto la Juventus, la odio, che sono anti-juventino, facciamo fare un altro questo tipo di indagine. Non è che ci volesse molto, Però dire, ne abbiamo parlato anche prima e continuerà a essere oggetto di grande dibattito, no, questa questione, è che i sentimenti poi però in un tribunale non entrano, cioè i sentimenti non entrano, restano fuori. Non entrano, perché non entrano, perché nel momento in cui ti indagano, Daniele, perdonami. No, non entrano, perché nel momento in cui te vieni indagato, hai poi dopo i 20 giorni, eccetera, per la conferma, ci sono adesso tutti gli elementi giuridici per cui tu è giusto che venga indagato. Non è che uno si può inventare che te finisca sul registro degli indagati sul nulla. Ci deve essere per forza degli elementi giuridici di responsabilità. Però magari, banalmente, gli stessi elementi per un'altra azienda o un altro club non ti porterebbero ad aprire un'inchiesta, no? Sì, ma e allora già hai commesso una cosa del genere. È come se io passassi. Non vuol dire inventarsi una legge. No, è capito, però se io passo davanti al rosso e mi fermo e dico, oh, però ho visto anche altri che stanno passando col rosso. No, ma è capito, è la stessa cosa. Però intanto te ti hanno beccato col rosso, però non puoi sapere niente. È che magari è arancione. Però se arancione. No, se arancione non posso. Non posso fregare. Le prove messe in piedi dalla procura devono essere al vaglio del GIP e poi del GUP. Ma per forza. Non è che il procuratore fa da solo. Ma non solo. Daniele. Quando arriva l'informativa in procura. Il procuratore di turno non è che la guarda soltanto lui, la guarda anche il capo procuratore, il capo della procura, cioè la guardano tutti. E se il capo procura dice no, guarda che stai prendendo un abbaglio, lascia perdere, non facciamo cose strane, non va avanti l'inchiesta. Comunque mi sembra, Fabio, che ancora ci sia, almeno attendo anche da Elkan una risposta a queste cose che stanno succedendo. No, secondo me, perché Elkan risposta ce l'ha data ieri a Bodi. Ho capito, a Bodi, ma dalla Juve non esce nulla? Ma la Juve, secondo me, non deve uscire nulla in questo momento. Cioè, la Juventus adesso si trova a difendere nelle sedi appropriate. Si può dire che a Bodi anche ieri ha fatto un'uscita, nel senso, però un po' troppo avventata, sì. come la fece al tempo, non si fa, ma tutte quelle che ha fatto su questa vicenda hanno sbagliato la tempistica, perché tu non devi parlare per placare il gli ministro utenti della di Twitter. Repubblica non devi far tweet, devi fare dichiarazioni. Io credo, dicevo prima, che ci sia una radicalizzazione tra anti-juventini e juventini su questa vicenda. Evidente. Allora, il fatto che sia estremamente grave quello che ha detto Santoriello, estremamente grave, non lo dico solo io. Io ho citato, l'ho anche scritto, questo l'ha detto il CSM e il Presidente della Repubblica recentemente. Il giudice, come il pubblico ministero, non solo deve essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale. E per apparire tale, questo è scolpito nella pietra, il PM, e per apparire tale occorre che sia privo di legami politici, economici, sociali, personali o anche solo ideologici che possano farlo ritenere condizionato o condizionabile. Tutto questo è il profilo di Santoriello. Sì, però, tutto questo. E lo dice il CSM. Allora sto solo dicendo, la Juventus è stata legittimamente inquisita? Sì. Cioè questo, non vorrei che fosse confuso quello che dico
tra la luce e vino c'è un vizio di forma, io l'ho anche scritto, la Juve non deve passarsela liscia per un vizio di forma, deve risultare innocente. Bravo, esatto. Per me. Però, detto tutto questo, e detto quindi che l'indagine va fatta e che se la Juventus ha dato false comunicazioni sociali, soprattutto agli azionisti, va punita, e conseguentemente anche a livello sportivo in maniera misurata ai danni che ha commesso, agli errori che ha commesso e all'andazzo generale del calcio italiano, dico che una frase simile di Santoriello, se noi diciamo, come dice Pino Vaccaro o anche Daniele Mari, ma sì, vabbè, ok, ha detto una cosa, sì, sgradevole, però dai, la sostanza è un'altra. No, questa diventa sostanza, che non significa non giudicare la Juventus, che non significa non punirla anche sportivamente se colpevole, ma che comunque fa dire che questo processo è retto da un'accusa che era comunque prevenuta. No, direttore... E questo non va bene, anche perché la sentenza sportiva, continua Pino a parlare di quella penale, che è ben più grave e ben più seria. Certo. Ma la sentenza sportiva è stata emanata su una requisitoria, un'inchiesta fatta da questo PM con questi precedenti, queste dichiarazioni, che è una cosa fuori dal mondo. Però scusatemi, allora quando lo stesso PM archiviava l'indagine sulla Juventus, in quel caso era super partes o non era super partes? Ma tu pensi che ci sia un PM così corrotto che arriva a non può andare bene se mezzi? Non può andare bene se archivia, dico che se lui ha inquisito la Juventus, non è riuscito a rinviarla a giudizio perché non ha trovato le prove che cercava e se ne dispiace pubblicamente, ha appena fatto il suo dovere, non è un merito, non è che ha aiutato la Juventus. Quando sì, poi però dice, sia chiaro comunque che io odio la Juventus e riparte, sono convinto, perché ce lo dice lui, che parta comunque da un preconcetto. Sì, e non può essere un PM che parte da un preconcetto se indaga su un cittadino, cioè, o una quando, società. Quando ha archiviato Dani, lui ti dice nel anche, 2015, purtroppo esatto. Ho dovuto archiviare. Come dire, mi è andata male, ma ci posso anche riprovare. Pensa se fosse l'Inter, Daniele. Pensa se fosse l'Inter, se ci fosse un PM che indaga l'Inter e dice io sono milanista, odio l'Inter, purtroppo già una volta non sono riuscito a rinviarla a giudizio. Ma tu ti senti, come dire, tutelato giuridicamente da uno che parte così? Pensi di essere sotto un giusto processo se hai un PM che prima ancora di cominciare a indagare sull'Inter? Io dico di no, la sentenza che parla di mole impressionante di prove a carico della Juventus l'ha data la Corte di Giustizia Federale, non Santoriello. Cioè la Corte di Giustizia, il giudizio della Corte di Giustizia Federale del CONI è la richiesta di Santoriello era troppo lieve. Questo è l'esito del responso della Corte di Giustizia Federale. No, Santoriello il penale, chi è il PM della giustizia sportiva? Ho capito, però dal punto di vista della penalizzazione sportiva, la risultanza della Corte di Giustizia Federale rispetto a quello che è stata la richiesta di Chinè, parliamo della stessa mole di prova. Semplicemente però Daniele, non puoi mettere oggettivamente sullo stesso piano la questione sportiva con quella penale. Altrimenti diventa un minestrone, diventa complicato. Devo però fermarvi, c'è la pubblicità tassativa, quindi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Michael, il suo pensiero, io dico sempre che però se qua alla fine uno è anti-juventino o meno, ma trovano le prove, il discorso decade completamente. No, ma infatti, ma... Quindi al di là di tutto, se hai le prove in mano, puoi essere di qualsiasi colore, detto razza, questo, fede o quello che detto vuoi. Detto questo, noi giustamente ci siamo, scusa Michael, soffermati su Santoriello. Insomma, gli altri due sono peggio. No, ho capito. L'abbiamo detto prima, c'è una distinzione, perché questi andranno a giudicare Scusami, state scherzando. No. Se chi fa le indagini decide che vuole disintegrare una persona o una società perché la detesta, l'indagine è inquinata. Ma io penso che te, Fabio. Però almeno noi direttore, non sono giudici. Noi abbiamo visto, lo ripeto, i PM di Calciopoli derubricare la telefonata Facchetti. Facchetti Bergamo. Sì. Decidendo il carabiniere che non avesse rilevanza sportiva. Sì. Era una delle intercettazioni più rilevanti dell'inchiesta. Noi non possiamo dire che i PM e chi ha indagato abbia fatto un'inchiesta da questo punto di vista seria, perché se un'intercettazione così fosse stata attribuita
alla Juventus sarebbe stata sparata come la prova regina. Allora, non rifugiamoci nel discorso che sì, ma se in fin dei conti il PM odia uno che sta indagando, va bene, ve l'ho appena citato cosa dice il CSM. Deve essere e sembrare del tutto imparziale. Poi arriviamo a dire, ma comunque la Juventus ha fatto delle cose per cui è stata in cui... Allora lì vi seguo. Ma no, non possiamo dire, però, beh, grave però direttore, se, i giudici, se non è parziale, ma i giudici se è parziale il PM chi se e però i due, quelli del collegio però alla fine decideranno del, del ricorso voglio... cioè, oltre al PM c'è solo l'ultimo baluardo era loro, era il collegio giudice, il povero Teone Caronni era lì che diceva col collegio ci salviamo, adesso ci ridanno, ci ridanno i 15 punti, adesso che ha sentito qui la storia del professore emerito di Napoli, Caronni è terrorizzato, è crollato. Io ti ho già detto qual è il piano, è non ci riusciranno. Beh, però detto questo, io uno normale dice va bene, il PM ha fatto un disastro, ma l'ultimo baluardo di difesa nel giudice. Calma, se il che PM nasconde delle prove, parlo per paradosso, caso, se il PM non manda avanti delle prove, cioè, e purtroppo la storia degli errori giudiziari è piena di PM che hanno, qui non mi riferisco più al calcio, che hanno fatto delle indagini in base a teoremi che hanno portato poi a clamorosi errori giudiziari, che non si sono voluti accorgere di determinate prove a discarico. La Juventus temo proprio che non ne abbia di prove a discarico, come voglio dire. Quindi calma a dire che il PM chi se ne frega, è gravissimo. No, ma io a livello sportivo... A livello sportivo è devastante. L'unico che ti può salvare il collegio di garanzia del CONI e tu sai già che ti aspettano e no tra, scusami a livello sportivo è peggio perché siccome a livello sportivo è molto più grave l'accusa, non c'è la parità tra accusa e difesa che c'è nel processo penale come ci insegna Pino Vaccaro, un PM che va fino in fondo e che non è del tutto terzo rispetto all'argomento che sta affrontando è molto più pericoloso nel processo sportivo che nel processo penale. Però sai, adesso nel collegio di garanzia non si va a dibattimento, cioè qua devi trovare un vizio di forma e quindi... Che vizio vuoi trovare qua? Qua te l'hanno 30. Cioè onestamente, direttore, se io fossi tifoso della Juve, lo dico con onestà, di fronte a aver letto questi qui, quello che dicevano, dicono, componenti del collegio giudicante, mi aspetto il peggio. Cioè, sarebbe più chiaramente Martinelli, ho detto tutto. Cioè, oggettivamente... Ma qui rientra anche... Io vorrei fare un discorso veramente che coinvolge Daniele Mari, interista tutto d'un pezzo, te che sei romanista tutto d'un pezzo. Cioè, qui dobbiamo parlare di massimi sistemi, non di Juve o Inter o Roma che ci stanno sulle barre. Certo. Ma secondo voi è normale che nel collegio di garanzia del CONI venga cooptato un soggetto che ha scritto una cosa del genere? No, sbaglia, no, assurdo è, assurdo. O che avesse scritto io odio la Roma, l'Inter e i cinesi sono la sciagura del calcio italiano e lo porti dentro, ma stiamo mica scherzando. Io quello che mi aspetto è, se dopo le dichiarazioni di Sandulli il CONI ha fatto un comunicato, dopo questa, insomma, il CONI deve dire facciamo una bella cosa, loro due stanno fuori. Loro non possono votare, non possono votare, perché oggettivamente uno che dice che gli Agnelli sono il male del mondo, cioè praticamente, come fanno a giudicare? Cioè, in questo caso io sono d'accordo, non possono giudicare nel merito. Mari, diamogli il diritto di replica, Daniele. No, ma su quello penso che sia d'accordo anche lui, dai. Cioè. No, ma sul collegio, collegio di garanzia, infatti io non parlavo di Santoriello, sul collegio di garanzia del CONI... C'è poco da dire. Membri del collegio di garanzia che devono andare a giudicare. È chiaro che il vizio di forma è l'unico appiglio che ha la Juventus per veder tolta la penalizzazione, perché non si può neanche entrare nel merito. Ma è chiaro che due membri del collegio di garanzia del CONI che si espongono in questo modo, poco da dire su questo. Assolutamente senza senso. Insomma, è un discorso che tra l'altro snoccioleremo. Senti anche a Michael e a Nicolò, dai, che mi interessa. Sì, ma gli ho chiesto a Michael. Parto da Michael. No, io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, nel senso lato direttore, cioè inaccettabile. Era inaccettabile già ieri sera quando mi sono piombate quelle parole di Santoriello, tutt'al più adesso che si tratta, come dicevano Pino e Matteo, di coloro i quali andranno poi strettamente a giudicare. Quindi. Francamente è legittimo e corretto sempre nei dovuti modi da parte di un cittadino tifoso pensar male e incazzarsi, parlo ovviamente dei tifosi della Juventus, di fronte a quanto stanno vedendo. C'è poco da fare, poi noi dobbiamo comunque
pensare che un organo come un PM, un giudice, facciano il proprio senza interferenze esterne e senza condizionamenti dovuti poi al tifo, che è anche una cosa sostanzialmente che dovrebbe condizionare meno le nostre vite, ma è chiaro che... Che anche di fronte a quello che ha letto Fabio del CSM, non c'è credibilità, dai. Ma sono d'accordo con te. Perché purtroppo. Ma perdonami, io che non me ne frega niente di essere anti-juventino, uno juventino ce l'ho anche in casa. Nel senso, anche il tutti prosciolti, riapriamo il caso, solo la Juve, che è un discorso, è il primo discorso che apre il tifoso juventino. Sì, lo so. Anch'io, sinceramente, mettendomi nei panni del Matteo Caronni, sì, ma pensare che ci siamo... sostenevo quella causa. No, adesso che vengono fuori anche altri elementi, no, obiettivamente. Che esista un giudice prevenuto è anche abbastanza singolare, cioè... Che debba essere il giudice che... deve essere una persona che garantisca la terza età, deve essere al di sopra delle parti. Se vediamo delle figure così importanti apicali in questa vicenda parlare come fossero al bar, come fossero in curva nord, io conosco bene la piazza, non è accettabile, non è... Io conosco bene la piazza. Poi al di là che giustamente Pino diceva, da un punto, quando poi uno è in tribunale, quando c'è un processo deve essere, però è chiaro che lasci il dubbio, crei il sospetto, che è la cosa più grave. Poi siamo il paese delle dietrologie, se c'è un tipo di sentenza un altro lasci molto. No, io conosco bene la piazza, crei un qualcosa che secondo me invertiamo Torino-Napoli, queste figure coinvolte in questa vicenda devono dimettersi o comunque non devono essere anche perché cioè ragazzi, scusate, noi parlavamo di condizionamenti del nord non più tardi di 3 settimane fa e giustamente venivano visti questi come delle follie, perché tali sono, no? I condizionamenti del nord sull'andamento del campionato, che oggi vede un divario tra sud e nord di 13 punti, perfetto. Immaginatevi Torino e Napoli a parti invertite in queste vicende, cosa sarebbe successo? Quindi oggi, onestamente, il tifoso di qualsiasi altra squadra che non comprende le ragioni dell'incazzatura di un tifoso della Juventus è semplicemente disonesto. A me di essere disonesto non mi va, e sto perfettamente dalla parte del tifoso juventino, che rimane sconcertato di fronte a queste cose. Vale per tutte le squadre. Ci devono essere al momento di... Beh, chi parlava di Vento del Nord non era un tifoso qualunque, erano un po' di nomi come... Di intellettuali, come Saviano. L'intelligenza che dovrebbe pensare a fare quello che svolge Saviano molto bene, non alimentare delle tensioni dove tra l'altro non ci sono, perché poi insomma si diceva il Napoli crollerà, il Napoli ha continuato il suo percorso dritto, sono crollate nel frattempo tutte le inseguitrici, quindi al di là poi dei venti del nord, del sud, dell'est o dell'ovest, però non ci deve essere il sospetto, cioè quando ci sono delle persone importanti chiamate a giudicare in qualsiasi vicenda, adesso stiamo parlando di calcio ma vale anche in processi riguardanti altre tematiche, non ci deve essere il sospetto, altrimenti non ne usciamo. Allora, ci dobbiamo fermare, c'è ancora una pausa pubblicitaria. Bentornati, allora, fermo restando che l'argomento andremo avanti comunque a trattarlo anche col direttore, stasera prima serata gioca la Juve, due notizie che fanno parte della giornata, una è Zaniolo che se ne valga la Tassarai. Che bello! 16:15 la partenza, già arrivato in aeroporto con i suoi familiari, c'è mamma Francesca, papà Igor, gli agenti Claudio Vigorelli e Marco Busiello, l'intermediario tutti, George Gardi, dovrebbe arrivare intorno alle 7, ora italiana, quindi le 9 di Istanbul, perché sono 2 ore avanti sul Bosforo, per visite mediche e firma di rito, contratto sino al 2027, 3 milioni netti a stagione a salire, clausola rescissoria da 35 milioni il primo anno, che si abbassa a 30 il secondo anno e addirittura a 23 il terzo e quarto anno, quindi insomma il Galatasaray recupererà una parte dei soldi eventualmente, che ha investito operazione da 20 milioni, la Roma avrà
un 10% sulla futura rivendita. E caro Pino, qui abbiamo una sorpresa per Pino Vaccaro. Vediamo se tu lo ancora, rinneghi ancora questa maglia. No, sta maglia di Zaniolo, ancora questa maglia. Cioè, Dudo Valeri, sta maglia. La maglia sorpresa. Vediamo se l'accetti. Non la voglio, non la voglio. Non me la devi fare neanche. Non me la devi far neanche vedere. Milano oggi te la manda con affetto. Sì, lascia perdere. Guarda, devi andare lì, devi attraversare il Bosforo. Tu volevi che andasse via, hai guadagnato pure 20 milioni. Ne chiedevi 30-35. La giornata stupenda oggi, guarda. Ci prende qualche soldo anche l'Inter, se non sbaglio. 15% sulla vendita. Vedi. Anche l'Inter poca si roba. Guadagna, caro Mario. Ma poca roba, però. 2 milioni, vi diamo. Un giocatore che valeva 60 milioni venduto a 16, ne arrivano solo 2.4 lì, per una amarezza. Oh, potevate comprarlo voi, scusa, potevate dare una mano, no? È già andata bene, Dani. Potevate fare una finta. Potevate fare una finta asta. Certo. Noi volevamo fare tutto il mercato estivo con il 15%. Sì, allora aspetta. E ringraziamo che la Turchia si chiude domani. Esatto, si chiude domani, quindi c'è il tempo tecnico oggi poi per espletare le ultime formalità. Domani. Che bello. Insomma, direttore, che fortuna che ha la Roma, ha visto? Che bello, di fare questo bel affare col Galatasaray. Che bello. Sono stati bravi. Sono stati molto bravi. Perché erano finiti all'angolo, hanno tenuto duro e bisogna capire appunto la causa di rescissione come è stata definita. 35 il primo anno, 30 il secondo. Quanto? 35 il primo anno, cioè estate 2023, 30 estate 2024 e poi dall'estate 2025 si scende 25 milioni e 23 l'ultimo anno. Quindi diciamo che è a decrescere e ovviamente il primo anno è un po' la cifra più alta, tra un anno e mezzo già 30 milioni può essere più abbordabile. Sì, insomma, a 26 anni, 27 anni va. Una trattativa. È giovane comunque, ha 23 anni. Dani, Zaniolo Icardi era il sogno degli interisti 5 anni fa. E c'è anche Mertens. C'è un tridentone Zaniolo Icardi Mertens, veramente. Spostato Mertens il Bosco. Era infatti tra l'altro nell'orbita dell'azzurra. Noi scherziamo su Icardi, ma Icardi ha fatto qualcosa come 9 gol e 5 assist in 13 partite, una cosa del genere. C'è Mourinho che sta devastando tutto, ma sta disarcionando. No, che disarcionando? No, lì Mourinhone sta facendo delle cose meravigliose. No, ha fatto un gran colpo qua, abbiamo fatto. Io l'avevo dato per perso a zero, oppure giardiniere. Pensavo adesso a fare giardiniere. Chiedevi 30 milioni però la settimana scorsa. No, io ne chiedevo anche 5, io ne chiedevo 50 quest'estate. Erano diventati 30 più bonus l'ultima settimana di gennaio, adesso va via però con io coi bonus diventano 20. Io però ascoltavo è il saldo, poi per carità, meglio che zero, la Roma è sotto 7 metri grigio. Però io ascoltavo i professori, mi dicevano che era zero, arrivava a zero sicuramente il Milan, lo prendeva a zero, no? A brevissimo tempo, no? Pochissimo tempo avrebbe preso il Milan a zero. Questo? Alcuni professori. Ecco, mi sentivo così, no? È già del Milan, l'accordo già fatto, va lì. Che non sono io. No, io ho detto, mica sei un professore. In realtà non è successo. No. Mi pare che non sia successo. No, ma anche perché poi lui era scadenza 2024, quindi comunque sia sarebbe andato eventualmente via estate 2023, a questa cifra poi. Anche perché allora se facciamo un discorso ai professori, sentire i professori romani dire bravo. Noi a meno di 30 non lo daremo mai. 27. Lo teniamo lì a fare giardinaggio. 27. Dai. Alla fine 15, ne prendi 20. 15. No. Sì, poi vediamo. Ne prendi 20 comodi. Sul Milan ho sentito che si portava via Sportiello ad Allò così, andando dalla Bravo. A caramelle. Uè, poveracci. Mi piace la tua storia. Un milioncino. La tua onestà intellettuale. Bravo. E io dicevo, scusate, ma l'Atalanta secondo voi si perde per un milioncino. E con noi cosa dicevano? E con te e con voi cosa vi dicevo? Che noi eravamo all'angolo, morti, eravamo morti. Con te cosa ti dicevo? Ma secondo te Mourinho lo fa andare al Milan scontato? Già mai. Che il Milan rischia di non andare in Champions League e la Roma è diretta concorrente, Mourinho lo lascia la diretta competitor senza rinforzarsi. E io sentivo che noi dovevamo andarlo via prestito con diritto di riscatto, così mi dicevano. Non si rinforza comunque la Roma perché non lo sostituisce. Vabbè, capitato, non giocava più sì, qua. Ma va in Turchia, chi se ne frega. Sì, ma anche un cimitero degli elefanti. Chi se ne frega. Però il Milan aveva due strade. Se si prendeva Zaniolo vuol dire che la Roma prendeva Ziyech e ne usciva più forte la Roma. L'altra strada era non io Zaniolo, lo prendessero non Zaniolo. Più tardi. Stava andando a Parigi Ziyech, poi il Chelsea era impegnato sul Fontenzo Fernandez. Si diceva la Roma dà l'ok per Zaniolo al Milan
se ha l'ok per Ziyech che arriva a sostituirlo, ok? Quindi l'unico caso sarebbe stato Zaniolo Milan, Ziyech Roma. Chi ne usciva di rinforzato? Facevamo Tadic alla fine. Zaniolo Milan, Roma Tadic. Ne usciva rafforzata la Roma. Quindi comunque per il Milan non era, era tutto meno che un affare. Certo. Meno male non si è andato Poteva in porto. Milan Tadic. Cosa? Non poteva prendere il Milan Tadic. Gli fu proposto un paio di anni fa, fu scartato. Era scarso. Ci vedo Mari che vuole forse partecipare. Ti vedevo attivo e perché ha fatto qualcosa. Lo vedi, perché ha fatto l'occhiolino. Daniele, niente da aggiungere? No, io credo che alla fine Zaniolo andrà al Milan in ogni caso. Ah, basta. Adesso, sì, con la clausola rescissoria. A giugno. Vabbè, ma che senso ha? Scusa. No, ma la che senso ha? 35? E che aggiungo no, mentre ma... Daniele, no, forse... Ma no, allora no, no, Daniele, se, con hai, noi. Se hai una millata anche tu, forse... No, ma la clausola rescissoria... Voi immaginate il Galatasaray se Zaniolo dovesse fare sei mesi... normali, sì. Ha speso 16 milioni di euro. Se il Milan fa la stessa offerta che aveva fatto alla Roma, al Galatasaray lo dà subito. Daniele, ma scusa, ma il Milan cosa prende? Ma prende un giocatore che non è neanche performante, manco al Galatasaray. Scusami, se il Galatasaray dovesse far bene, non vedo perché il Galatasaray dovrebbe rinunciare alla sua clausola, accettare di meno. No, io non dico bene, Michael. Io non dico bene, diciamo che fa sei mesi normali. Normale. Se il Milan si presenta a giugno con la stessa offerta presentata alla Roma, secondo voi il Galatasaray lo dà o no, Zaniolo? Daniele, presentiamoci a giugno con la Champions League e con 50 quattrini, 50 milioni di quattrini in più. Quelli perché se non arrivi quarto, secondo me, chiamano te a giocare. A giocare. Daniele Mario. Piuttosto che niente, le mie mani. Sicuramente non è un matrimonio che durerà, quello Zaniolo-Galatasaray. Cioè, Zaniolo con la data di scadenza. Per un motivo molto semplice. Giugno 2023 o giugno 2024 o gennaio 2024. Perché questo? Perché Galatasaray non ha mai speso questi soldi. Cioè, Zaniolo questa è un'operazione è palesemente... più onerosa nella storia del calcio turco, ma viene fatta perché secondo il Galatasaray alla fine il giocatore nel giro di 6, 12 o 18 mesi verrà rivenduto, tanto che sono già state inserite delle clausole rescissorie in modo da avere un guadagno, quindi è come se avesse azzardato, cioè il Galatasaray è come paradossalmente se lo affittasse, perché dice adesso ho speso quello, ma ne recupero 10 milioni in più. Ma guarda, Zaniolo è palesemente... Io vorrei avere l'ottimismo turco, perché tu Zaniolo è palesemente... andasse là a fare il fenomeno. Zaniolo è palesemente parcheggiato a Galatasaray. Infatti è un'operazione se rischiosa. Se non lo fa in Turchia. Allora, facciamo... vedo che però il direttore se la sta godendo il dibattito, perché poi quando... No, sentivo... Tra parentesi, vedevo... Ma io spero che sia un fake. Chi? Tal Pier Giorgio Maffezzoli, altro membro del Collegio di Garanzia del Coni. Nel 2015... lo potrai trovare, ha ritwittato felice, contribuisci lasciando il tuo Juve merda a Orgasmo Fiorentino, che presumo sia un qualcosa un altro tra gli amici di Barlacchi. Spero che sia un fake, ma se fosse invece vero, è vero che è il 24 dicembre 2015, ormai che contribuisci lasciando il tuo Juve merda, faccio il combinato disposto del PM di due del collegio di garanzia, secondo me fa prima suicidarsi Caronni. No, se fosse così devi azzerare tutto. Scusa, non vedo come tu possa aver ignorato la notizia. Dopo la diamo dopo la pubblicità, perché drammaticamente arriva il nuovo allenatore del Milan, torna più che altro dopo la pubblicità. Te ne frega niente? In una maniera torna il nuovo allenatore del Milan, dopo la pubblicità ve lo diciamo. Bentornati, allora la riunione di redazione che giunge agli ultimi 8 minuti, ma la notizia è vera perché torna l'allenatore del Milan, perché c'è stato questo dramma, disorientamento, non va al festival, torna Zlatan Ibrahimovic che per la pace di tutti continuerà a rimettere in riga tutti quanti. Michael Cuomo già è contento Già è vero che adesso c'è la teoria dell'osmosi adesso, finita. Rientra in squadra, giocherà magari anche 15 minuti col Toro, chissà. È finita. Però l'importante è che torni almeno in panchina. 10 minuti, un quarto d'ora sono i minuti che ha nelle gambe. Ma io dico solo una cosa. Che è bentornato Ibra. No.
No, ma lui c'ha un'altra teoria, lui c'ha una teoria clamorosa, No, vabbè, quella del chi dopo Pioli, poi c'è... No, no, se volete dirla. Ci arriveremo, no, no. No, no, ma mi interessava, guarda che a me piaceva tantissimo. Dimmi mai quel video. Tanto lo capiranno anche loro, arriveranno sempre dopo. No, ma guarda che lui ha una teoria ancora più... Milan-Torino 0-0. Una teoria 0-0. Favolosa, sì. Finisce? 75 entra Ibra. Ecco, fa gol. Andiamo, con la teoria dell'osmosi. No, non fa gol. Fa fare gol. Sì, fa fare gol. Perché... Direttore, si riunisca a noi, perché, per favore. Sì, perché lui... l'allenatore del Milan. Sì, sì, li fa camminare... Cioè, io cosa devo fare? Li fa camminare sulle acque. Non lo so, mi viene voglia di fare il ponte della Ghisolfa in ginocchio. Mamma mia. Come non lo so, come gesto estremo. No, ma vai con la tua teoria più estrema, quella eccezionale. Alla fine un nuovo allenatore del Milan. No, ma stai scherzando. Prima se salta adesso Pioli. Ho fatto sommessamente presente che... Che nella grafica del chi dopo Pioli io manca un grande nome. Aggiungerei Palladino. Due voci per un nome. Ibra. Una coppia. Abate Ibrahimovic. Abate Ibra. Capito? Direttore, niente. Ci scusi, ma scusate, io vedo ridere Pino Vaccaro, ma non Nicolò Schira, che del mercato è quello. Vabbè, perché lui... Abate è l'allenatore della primavera. Se devi fare una soluzione low cost, come è successo con Gattuso quando sostituì Vincenzo Montella, si chiama autogestione, può avere una sua una però sua con Ibra sono molto amici, sono migliori amici, fanno sono sempre le vacanze amici insieme a Formentera. Fu Ibra a consigliare ad Abate di lasciare Andrea D'Amico di passare nella scuola. I soci in affari stanno facendo un centro padel in via Rubattino, ho capito, ma te l'ho detto già, non devi fare una pizzeria, cioè devi mettere in piedi una società squadra di calcio. Però se la proprietà non investe, e il ragionamento di Michael qual è? Il Milan non si qualifica per la Champions, quindi non entrano i 50 milioni di arrivati dalla Champions. Oppure, scusami, Pioli ha un biennale perché scade 2025, da 4 milioni a stagione. Se lo mandi via, non è la proprietà. Ma che combo, è, ragazzi? Va a prendere un allenatore. Ad esempio, De Zerbi ha una clausola rescissoria da 13 milioni. Ma non si può, caldeggiare questa ipotesi qua. Ma non si può caldeggiare. Devi andare a prendere un allenatore low cost. Quindi o vai su un Palladino emergente a Monza, o vai su Dionisi emergente a Sassuolo, ma abbatte più Ibra, o fai una soluzione io interna. Io non capisco, tra abbatte, se non spendi, quello è il... Ma tra Pioli più Ibra e abbatte più Ibra, cosa cambia? E beh, attenzione, tanto è sempre Ibra, e allora tanto vale tenere Pioli. Perché non so se il connubio Ibra-Pioli questo è un po' rucco, non c'è più grande feeling. Direttore, scusi, possiamo sentire quello che pensa? Ed è un caso che da quando non c'è più feeling tra Pioli e Ibrahimovic, stando al vociferato si va e male a vociferare, si va male. Direttore, mi scusi, sì. Ma io credo che il tema sia solo parzialmente l'allenatore. Il tema è capire cosa sta succedendo, per esempio, con Leao. Ed è un argomento che è stato un po' eluso ultimamente. Cioè, adesso comincio a leggere in giro, io non sono un milanologo, poi sai, i milanologhi si dividono in due settori. Quelli che sparano minchiate così, intanto so dirti io tutta la verità, e quelli che invece le sanno. Però comincio a leggere che sembra un po' svogliato in allenamento Leao. Allora, secondo me, bisogna risolvere questa questione. È vero che Leao, perché questa doppia esclusione non può essere tattica. E stavo pensando a dire, non può essere tattica, deve essere anche comportamentale. Perché Leao non si allena più? Perché è svogliato? Perché Pioli lo mette ai margini? Perché se non risolvi questa domanda... E poi tutto il resto, se il tuo giocatore più importante batte la fiacca, la squadra perde il 30%. Ma prima ancora parla di Leao svogliato, e oggi è un problema di rinnovo di contratto, è un lazzarone improvviso, non lo so. Ma la Gazzetta dello Sport oggi parla di Leao svogliato in allenamento, e dice anche, sottolinea anche nel pezzo, diciamo, vado a memoria, è anche un po' il suo modo di porsi, di presentarsi, ha questo fare un po' ciondolante. Io dico una cosa, che le esclusioni di Leao possono avere mille ragioni, quella nel derby non può avere ragione. Può essere svogliato, può essere ciondolante, può essere sovrappeso. Cosa? È evidentemente disciplinare l'esclusione del derby, non può essere tattica, solo un cretino può credere. Io purtroppo non credo. No, purtroppo secondo me sì, invece, Marco. No, il dramma no. Disciplinare era stata mossa della Sassuolo, è la mossa perché della già due ne fa di figata. Allora, Pioli ha sbagliato. Ma tatticamente due mosse, non ha senso tatticamente. Pioli ha sbagliato due mosse
con le quali lui avrebbe voluto sentirsi la squadra in pugno. Sono il giorno di Capodanno e la notte dopo il Torino. In quelle due notti, in quelle due decisioni, lui ha capito che non aveva la squadra in pugno, tant'è che dopo la Lazio Pioli dice: voi pensate che io non sappia dare, mandare in ritiro la squadra, che io non sappia tenere, parlare ai giocatori, che io non sappia... Quando uno dice così è perché evidentemente si sta auto, tra virgolette... Training autogeno. Sta rispondendo a se stesso. Quindi sono queste scelte estreme. Il pugno duro non ha pagato. Un po' mosse dalla disperazione, un po' come io sono... Guarda che io sono capace di tutto. Purtroppo non sei capace di niente. Che scaricone. Il pugno duro non ha funzionato, perché Michael alludeva alla brutta sconfitta il 30 dicembre col PSV Eindhoven 3-0 in amichevole a figuraccia, quindi niente Capodanno libero, squadra in ritiro a Milanello. Pranzo obbligatorio. Eliminazione in Coppa Italia e supplementari col Torino 11-10, c'era il giorno libero, invece notte passata a Milanello, poi Milan va a Lecce, come sa bene Michael seguendo le vicende del Milan. C'è anche la Supercoppa, praticamente i giocatori non vedono i familiari per oltre una settimana, e qualche big di questa cosa non fu particolarmente felice. Mi ero permesso di edulcorare il tema con Teo Hernandez nel pullman. Vaccaro rideva, oggi lo dice Schira e la cosa mi dà un po' il più di sollievo. Lì Teo Hernandez è così, la perfetta raffigurazione del Milan, è uno dei leader della squadra, uno dei leader, sì, ma è il primo che ha smesso di andare. È il primo che ha smesso di andare. Se tu mi chiedi chi è l'emblema della crisi del Milan, il primo, prima ancora di Leao, perché io Leao non l'ho visto, è due partite che lo tiene fuori inspiegabilmente, io ti dico Teo Hernandez. Oggi sinceramente io non so da che parte prenderla. L'unica notizia, ecco, l'unico motivo per cui il Milan può uscire dalla crisi è questa notizia qua. 10-15 minuti Ibra contro il Torino. E poi non succede. Ma se succede, ragazzi, sta affondando anche il Monza con i teoremi di Cuomo. Sì. Guarda, no, il Monza è l'unica squadra. Lo sta screditando, ragazzi. Ieri il Monza si completa il sette bello, quindi sette risultati utili consecutivi. Unica squadra che non perde nel 2023. Esordisce in conferenza stampa a Palladino dicendo: a una mia considerazione, addirittura, sono perfettamente d'accordo con te e stavo elogiando il Monza, sono molto contento di questo. Il direttore ha detto che porto sfortuna pure? Sì, ha detto, nero? Completamente d'accordo con te, ma smettila di stare in ginocchio, alzati. Lì in ginocchio non mi posso mai alzare. Se la ride anche Mari in maniera gustosa. Mentre il direttore diceva che portavo sfortuna, ero al telefono con un amico di Benevento, gli ho detto: tranquillo, che quest'anno vi salvate, ci rivedremo alla fine della serie. Allora, però Daniele, bravo Daniele, goditela perché ti devo salutare, buon pomeriggio, grazie a te, buona lavoro. I tuoi cari. Ci fermiamo, direttore, ci fermiamo perché è un entusiasmo con il ritorno del grande allenatore Ibra. Grazie a tutti. Vai, puoi tornare a vedere. Sì, l'Umarello, sì, ma aspetti che arrivano gli spilloni. Ciao. Questo programma.